Ciao cari youtubatori, mi trovo al Milano Comic Con, sono allo stand di GearTrek, è uno studio indipendente che si occupa di sviluppare videogame per la realtà virtuale, utilizzando l'HTC VR. Sigla! Io mi chiamo Cantor e sono un socio fondatore di VRTrek. Io sono Kupalink. Molto piacere. Cosa vi occupate voi esattamente? Allora, noi siamo un'associazione che promuove la realtà virtuale in collaborazione con developers in erba di Como, facciamo anche sviluppo. Tu sei Andrea Colombo di Developers in Erba. Collabori con VRTrek? Sì, no, la nostra associazione collabora con l'associazione di VRTrek. E in pratica assieme a loro portiamo nelle fiere questi giochi di realtà aumentata con la HTC Vive. Ma tu ti occupi nello specifico? Io adesso, come developer senior, io sono un programmatore e in fiera mi occupo di aiutare VRTrek a far provare alle persone che normalmente non riescono mai, perché comunque questo dispositivo non è facilmente reperibile in quanto ai costi. Adesso anch'io provo HTC VR, poi magari vi darò un parere anche dal vostro amatissimo Kupalink. Abbiamo portato per questo evento qua, che è il Milano Comic Con, uno stand con due tipi di esperienza in realtà virtuale per diciamo intrattenere il pubblico e consentire di capire qual è l'ultima frontiera attualmente disponibile nella realtà virtuale. Però voi state lavorando a un vostro progetto indipendente, no? Noi abbiamo un progetto verso il pubblico che è lo stand di VRTrek, abbiamo un progetto nostro di sviluppo di un software in realtà virtuale che è un'arena sparatutto che sarà poi disponibile nel nostro stand nel 2018. A che punto si può dire dello sviluppo? E stiamo comunque progettando ancora il gioco, siamo diciamo all'inizio comunque della progettazione. È un prodotto diciamo nostro, cercheremo di costruire tutto noi. La scelta di usare l'HTC VR è stata... Secondo noi è il migliore dispositivo che esiste sul mercato adesso per fare queste esperienze virtuali. Okay. Grazie. Grazie, spero che avrete un buon successo. Grazie mille. Io sono Sara Mauri dell'associazione Cuore Cultura Italia. Io sono Kupalink. Piacere. Di cosa ti occupi? Allora, noi siamo un'associazione culturale no profit che si occupa del connubio tra cultura e tecnologia. E cosa c'entri con VRTrek? Abbiamo avuto modo di partecipare a questa fiera con l'associazione VRTrek in modo da proporre dell'esperienza a sfondo culturale con la realtà virtuale. Tu sei? Jacopo Bruno Marchetti e sono uno dei soci fondatori di VRTrek. Vogliamo sapere cosa fai. Ah, ok. Io mi occupo dei contatti delle fiere e a brevissimo inizierò a occuparmi anche dello sviluppo, visto che il nostro progetto è quello di iniziare a sviluppare giochi nostri da poter poi portare alle fiere, con i quali si spera in un futuro aprire poi una sala arcade vera e propria. Ho saputo che sei un game designer. Sto studiando game design a una scuola di Torino. Perché qua state facendo provare dei giochi soltanto in prova, ma non è ancora un vostro gioco, non avete ancora... per il momento non ancora. Però è in produzione un vostro gioco. Assolutamente sì, e è previsto. Di cosa si tratta? Al momento non posso ancora espormi più di tanto, perché ovviamente sono informazioni top secret. Una piccola anteprima. Se lo dico poi dovrei ucciderti, però no, scherzi a parte. Allora, stiamo pensando di fare, ma assolutamente lo dico con tutte le prendetelo con tutte le pinzette che avete, un FPS Battle Arena in VR. Immaginatevi una sorta di Overwatch, però per la realtà virtuale, dove voi in prima persona vi riempite di proiettili contro i vostri cari amici. Sembra interessante. Grazie per la vostra partecipazione e anticipazione e vi auguro buona fortuna. Grazie mille a te, grazie per essere qua con noi e seguiteci sulla pagina Facebook. E sul mio canale. E ovviamente sul suo canale che ci supporta. Grazie.
Kuppelin. Iscrivetevi. Perché se vi iscrivete trovate tanta bella gnocca come lei. Iscriviti! Iscriviti ora se non l'hai già fatto! Subscribe! Subscribe now! Fai sto coso qua? No, un attimo, stavo ripassando!